Protesta davanti alla prefettura di Catanzaro dei precari dell'ospedale pugliese. Catanzaro ha presentato il progetto 35° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II. Sfilata di auto d'epoca, la prima edizione della 100 miglia della Calabria. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1 TV. Alcune decine di precari dell'ospedale pugliese di Catanzaro che nei giorni scorsi hanno ricevuto le prime lettere di licenziamento hanno tenuto un sit-in davanti alla prefettura del capoluogo per sollecitare una soluzione al loro problema. Complessivamente sono 200 i precari del pugliese tra medici, infermieri e OSS che perderanno il lavoro entro il 31 dicembre prossimo dopo 48 mesi di attività. Problema che potrebbe presentarsi anche per l'azienda ospedaliera Mater Domini, al cui interno, secondo quanto riferito, il 75% del personale è costituito da precari in scadenza. Il commissario alla sanità Saverio Cotticelli, hanno detto alcuni manifestanti, non ci è voluto neanche incontrare e ha sollevato una serie di vincoli di legge, ma noi siamo stati assunti dopo aver espletato un regolare concorso. Secondo quanto ci è stato detto in regione, tra l'altro, anche se ci assumessero tutti, ci sarebbe ugualmente carenza di personale. Non capiamo allora perché ci licenzino. Allora, dalla cittadella alla prefettura, adesso cosa chiedete oggi? No, chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto, delle conferme, perché ad oggi ancora non abbiamo avuto nulla di positivo se non solo risposte negative, ovvero sia che i contratti non possono essere prorogati. Quindi vedremo, ieri c'è stato un incontro a Roma con i vertici, ma non abbiamo saputo niente. Attendiamo delle risposte. Quali risposte vi aspettate dalla prefettura che non avete ottenuto dal commissario? In realtà ci aspettiamo che comunque ci sia una presa di posizione forte, anche perché al di là di tutto la soluzione politica c'è ed è quella di inserire un emendamento al decreto Calabria per cercare di stabilizzare il personale, anche perché il decreto Calabria ha semplicemente scritto delle poltrone, dei manager, ma in realtà gli ospedali, come sappiamo bene, lo portano avanti il personale, quindi infermieri, OSS, medici, eccetera, eccetera. Quindi noi questo è quello che vogliamo, un emendamento per la stabilizzazione dei precari e per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, perché è giusto, c'è un posto per tutti, per cui è una situazione politica che va risolta una volta per tutte. Vediamo qual è la vostra situazione. La nostra situazione è che praticamente siamo stati prorogati a giugno da un verbale, tra l'altro sottoscritto anche dal commissario Cotticelli, al 31/12/2019. Questa proroga serviva a fare il piano del fabbisogno triennale in modo tale da riuscire poi successivamente quindi a stabilizzare precari e a far scorrere le graduatorie. Il 30 di agosto l'azienda pugliese si è accorta che alcuni di noi maturavano i 48 mesi di servizio e la legge prevede, se non salvo in casi eccezionali, almeno questo ancora non si è capito se è così o meno, che non si può lavorare oltre 48 mesi, per cui stanno partendo, diciamo, i licenziamenti a catena. Chiaramente, senza fare la guerra a nessuno, è chiaro che la situazione non è solo al pugliese, perché ci sono vari precari sia a Cosenza e che nell'altra azienda cittadina che è il Mater Domini, per cui si crea un effetto domino con licenziamenti pesanti e quindi non si riesce comunque a garantire il servizio ai cittadini e all'utenza, perché l'ospedale, gli ospedali sono pieni di precari. Allora, come USB avete deciso di sostenere questa manifestazione? Sì, ma diciamo che più che sostenere la manifestazione sono anni che denunciamo questa situazione sanitaria calabrese. Oggi c'è la sanità a Catanzaro, ma abbiamo altri problemi con gli altri ospedali e con l'altra sanità, tipo Cosenza abbiamo avuto stamattina un licenziamento collettivo di 80 unità. Ma il problema sanità, voglio dire, non è un problema che si ripercuote oggi. Noi abbiamo reparti che da anni denunciamo che vengono chiusi perché non c'è personale. Le visite mediche che devono essere effettuate all'estero, all'esterno della Calabria, con una spesa di 350 milioni. La gente, i cittadini nostri, si devono accudire i propri ammalati perché manca l'organico. Abbiamo questo personale oggi qua che ha lavorato 52 mesi, 48 mesi di seguito, con la prospettiva di un posto
di lavoro. La prospettiva che ci hanno fornito oggi la Regione Calabria e il commissario è quella di una lettera di licenziamento mandata a casa. Noi pensiamo che non sia sostenibile. Non è possibile che i tagli ricadano sempre sui cittadini, che ricadono sulla sanità. Il governo centrale, la Regione si deve adoperare perché mantenga alcuni standard anche in Calabria sanitari adeguati. Non possiamo pensare alla sanità dei ricchi, ecco quello che c'è. Sorpreso a sversare rifiuti speciali in un terreno demaniale nelle immediate vicinanze di una fiumara, un uomo di 57 anni è stato denunciato in stato di libertà a Reggio Calabria da personale della compagnia della Guardia di Finanza. I militari, insospettiti dal transito di un autocarro con un carico e coperto da un telo, hanno deciso di seguirne il tragitto fino a vederlo accedere al sedime della fiumara Catona, dove è stata notata la presenza di diversi accumuli di rifiuti speciali non pericolosi, depositati in precedenza. Prima che si procedesse allo svuotamento del cassone, i finanzieri sono intervenuti per l'identificazione dell'autista e l'analisi del carico. È risultato così che il mezzo trasportava circa 2 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, composti prevalentemente da materiale di risulta di attività edilizie come mattoni, mattonelle, sterro e tubi dismessi. Il veicolo utilizzato, risultato non idoneo, e il terreno sono stati sequestrati. Nella sala Sancti Petri dell'Arcivescovado a Catanzaro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto 35esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II a Catanzaro. Il progetto riguarda il restauro dell'altare utilizzato dal Pontefice per la celebrazione della Santa Messa e la realizzazione di una mostra dedicata alla visita del Papa nella città capoluogo. Giusto, più bello, più sentito, ricevere da lui il benvenuto in questo luogo, ma Don Gregorio voglio chiedere. Sì, un'opera, quella dell'altare, che era stata un po' dimenticata come memoria e come opera d'arte. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente riprendere quest'opera, restaurarla, affidarla in mano di professionisti, la Destra Industria, che ne sta curando appunto il restauro, dietro la direzione del maestro Filippo Edoardo. L'intenzione è quella di far rivivere la memoria dei 35 anni fa, quando il Santo Padre visitò la città di Catanzaro e in quell'occasione si mobilitò una città intera, circa 200.000 persone che accolsero appunto il Santo Padre in quella famosa visita. Oggi vogliamo rievocare quella visita e la figura di Giovanni Paolo II con la celebrazione di una messa che sarà celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone al Parco della Biodiversità il 6 ottobre alle 9.30. Siamo stati coinvolti dal Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Cardamone per il restauro di questo altare. Ovviamente tutta l'azienda e la famiglia, che poi un po' è la proprietà, la mia famiglia dell'azienda, è stata entusiasta, diciamo, dell'idea. Un po' Giovanni Paolo II è il Papa che un po' tutti noi abbiamo nel cuore, siamo cresciuti con lui, insomma ricordiamo l'evento importantissimo dell'84, quindi con entusiasmo abbiamo deciso di partecipare a questo evento da partner del progetto, e la nostra azienda offrirà gratuitamente alla città il restauro di questo altare. Abbiamo concordato con l'artista, il maestro Filippo Edoardo, un po' ripercorrendo le fasi della costruzione, e il restauro sarà un restauro che vedrà il recupero integrale delle condizioni originarie. Daniele Rossi, la Camera di Commercio di Catanzaro ha sposato questo progetto dell'amministrazione comunale? Sì, assolutamente sì, perché comunque riguarda sempre la promozione del territorio, e quando si tratta poi di un evento così importante dell'altare del Papa Giovanni Paolo II, quando venne a Catanzaro 35 anni fa restaurato, è chiaro che poi sicuramente ha una rilevanza e un'importanza molto particolare, sia da un punto di vista appunto di promozione e sia da un punto di vista di una rilevanza religiosa per Catanzaro rilevante. Quindi la Camera di Commercio assolutamente ha aderito a questa compartecipazione. Voi a Catanzaro avete molte sculture mie, avete la porta principale della cattedrale e le 3 porte che danno sulla piazza.
che sono state inaugurate nel 2001. Poi avete il museo qui, che ho realizzato ai tempi che c'era Monsignor Cantisani, vescovo della diocesi. Forse per lei è lontano, per me ieri. Per me ieri, perché ancora oggi sento le mani del Papa sul mio avambraccio che mi stringe per abbracciarmi. Ancora adesso vedo i suoi occhi che mi perforavano il volto, proprio come dei raggi laser, no? Degli occhi straordinari, e questa sua voce particolare. Sì, stiamo restaurando l'altare, finalmente, dopo tanto tempo che è stato abbandonato, e spero per fine settimana che il lavoro sia finito, in modo che il 6 ottobre lo possiate rivedere un po' tutti. Giovanni Paolo II mi ha marchiato, letteralmente mi ha lasciato qualcosa addosso che non si dimentica. Oltre all'emozione di aver visto una mia scultura che è servita a lui per celebrare messa. Questo. Sì, effettivamente quello è un evento che rimane nella mia storia personale, ma soprattutto nella storia di questa città, come l'evento unico, irripetibile. Io ritengo che la data di ottobre 1984 rimanga nella storia della città come la data più importante del XX secolo, perché credo che Catanzaro non abbia mai vissuto un momento di coinvolgimento emotivo, sociale, spirituale come quella circostanza. Per cui a me rimane un ricordo indelebile, insomma, che mi ha segnato profondamente, ovviamente in bene, facendomi vivere un'emozione straordinaria, ma soprattutto è stata un'esperienza in cui forse per la prima volta si è riuscita a coinvolgere non solo tutte le istituzioni locali, ma proprio la comunità che ha vissuto quelle giornate con una intensità che mai più si è vista nella città di Catanzaro, e che oggi è importantissimo rievocare, ricordarla, insomma, in tutte le sue sfaccettature sociali, umane e politiche, perché c'è stato un coinvolgimento politico notevole in quella circostanza. Operativa Artemide tra i promotori di questa iniziativa? Sì, guardi, per noi questo è un grande momento di orgoglio, anche perché noi siamo una cooperativa di giovani ragazzi con una età media di 26 anni e ovviamente non ce l'avamo nel 1984, però grazie a una serie di racconti, di ricordi, documenti fotografici e alle testimonianze dei presenti ci siamo resi conto che esisteva una struttura di ricordi importante da dover nuovamente trasmettere a quei ragazzi che come noi ovviamente non erano presenti in quella data. Ed è stato molto emozionante perché appunto andare a riproporre un evento con una figura centrale come il Santo Padre, che soprattutto ha concentrato le sue attività con i più giovani, con i ragazzi, questo non poteva non spingerci ad organizzare un evento di questo tipo. E quindi vi invito ovviamente il 6 ottobre, dove verrà restaurato l'altare e verrà donato nuovamente alla cittadinanza, ma anche alla mostra che andremo a organizzare dal 6 ottobre in poi, dove digitalizzeremo tutte le foto cartacee, quindi preservando anche questo patrimonio fotografico che, come ben sapete, col passare del tempo rischia di deteriorarsi, e quindi ci sarà la possibilità tra 100-200 anni anche per i più giovani di poter riconsultare tutte quelle fotografie e di vivere i momenti che hanno vissuto nel 1984 i nostri genitori e che potremo rivivere noi il 6 ottobre del 2019. Sono 45 le piccole tartarughe marine caretta caretta venute alla luce la notte scorsa sul litorale di Cassano allo Ionio. La schiusa è avvenuta sulla spiaggia di Marina di Sibari, dove una tartaruga caretta caretta nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorso aveva depositato le uova. Il nido era stato scoperto da alcuni volontari sotto gli ombrelloni e immediatamente era stato spostato e messo in sicurezza. Dopo 47 giorni di incubazione naturale,
45 delle 54 uova depositate si sono schiuse e le piccole tartarughe hanno potuto raggiungere il mare. L'evento non costituisce una novità per il litorale cassanese, era accaduto già altre due volte, nell'estate del 2008 e nell'estate del 2014, che le tartarughe nidificassero in quella zona. La schiusa è stata eseguita da Gianluca Cirelli, biologo marino responsabile del WWF di Policoro, provincia di Matera. Cambiamo argomento. È partita da Reggio Calabria la prima 100 miglia della Calabria, carovana di auto d'epoca con tappa conclusiva a Cosenza. Come coniugare attività benefica e promozione del territorio? Il Rotary, attraverso la propria emanazione denominata RACI, che raggruppa gli appassionati delle auto classiche, ha realizzato la manifestazione Le 100 miglia della Calabria. 20 equipaggi, tra cui uno proveniente dalla Francia, sono arrivati da tutte le regioni del sud Italia per animare il tour delle auto d'epoca. Tutti i Rotary sono stati, no, ci sono stati vicini e la motivazione principale di questa manifestazione è la donazione degli organi. E il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Il cappello è la solidarietà, la donazione, il trapianto degli organi, e però vuole essere, questo è un numero zero, che è destinato ad avere una progettualità che ha come obiettivo anche quello di far conoscere la Calabria in tutti i suoi percorsi, per cui ogni anno verrà organizzato un tour 100 miglia della Calabria, che è un logo, un timbro che appartiene alla Calabria. Di questo siamo orgogliosi del Presidente De Munno, come dovrebbe essere orgogliosa tutta la Calabria, e speriamo che possa diventare come la Mille Miglia famosa, da far conoscere tutto il territorio calabrese in posti che veramente sono difficili da inserire nei circuiti turistici che generalmente si fanno. A sfilare per 4 giorni tra vie affacciate sulla costa sono state automobili degli anni 60 e fino agli anni 90. Gli equipaggi hanno potuto godere delle bellezze paesaggistiche, ma anche dei centri storici cittadini che hanno attraversato. Il tour si è concluso a Cosenza. E questo per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo per la cortese attenzione. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del TG di S1 TV. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno.